Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo sulla Nevermind, sul pacchetto della Nevermind. Scusate la mia voce è molto bassa, ma sto registrando tardi, tardi, tardi ultimamente. Insomma, mi riduco a registrare tardissimo perché i miei orari, diciamo, me lo impongono. Il fatto che il giorno studio, la notte registro, quindi mi scuserete, però questo è quanto. Detto questo, possiamo iniziare subito con l'episodio di oggi. Cosa andiamo a fare? Allora, intanto vi faccio vedere che ho l'armatura quasi completa di sta roba qua. Non ho gli scarpini, fottessega, li faremo successivamente. Mangiamo velocemente un tomato e ci andiamo a preparare per cosa. Allora, le cose sono due: o iniziamo la necromancy, il che non mi dispiace, oppure ci andiamo a fare un boss, ci andiamo a sconfiggere un boss della Madonna, ovvero uno dei primi boss della Nevermind, e questo sarebbe questo qua, Idol, questo qui. Che si fa con Desert Shell, non lo so, ma la Moondust ce l'abbiamo, questi due ce l'abbiamo, e questi non è difficile reperirli, perché bisogna uccidere dei tipo rinoceronti barra elefanti della Madonna, ma si trovano nella savana e ce l'abbiamo qua vicino, quindi ci può stare, ci possono stare entrambi. E mi avete detto che con questi drop che ho dei vari mob che ho ucciso nell'episodio precedente, posso creare una spada con 500 di danno. Allora, attenzione, io posso creare sta spada, ma tipo farla è impossibile da uccidersi. Servono una quantità di materiali incredibile, quindi per ora è da escludersi. Non sentite l'audio? No, ok, lo sento io basso, ce l'avevo. Ok, massacriamo questi, andiamo un po' a vedere in giro com'è la questione e direi di andare a reperire subito sta pelle, perché non dovrebbe essere difficile. Ma quanti pulcini ci sono? Sto finendo l'arco, poi dovrò rifarlo, mangiamo. Tra un po' ci facciamo una farm di pomodori della Madonna, perché dovrebbe essere utile. Bam, muori di male. Anche tu? No, Sar comunque è veramente favoloso, cioè è fantastico. Ah, ho ucciso altri. Sì, quei cosi, dai, sì, gli Enderman. Quelli. Sì, avete, insomma, loro, esatto, bravissimo. E mi hanno dato 11 Enderpearl. Ne ho ucciso tipo un paio. Uno mi ha dato le Enderpearl, gli Ender Eye, e uno mi ha dato le Enderpearl. I mutanti, ecco, i cosi mutanti, sì. Proprio ora. Esatto. Ora cosa ci andiamo a fare? Ci andiamo a cercare. Oh, muori male. Oh, muori male. Muori, muori. Non muore? Ok, morta. Che poi ti droppano un sacco di roba, tipo fiori, oro e tante altre così, cosine carine, carine. Sarebbe interessante farci una farm, però non so se c'è uno spawner o qualcosa. Quindi io ho la cosa. Tipo doll. Non ce l'ho, niente. C'era una mod, quella dei. Che ti sposta i danni, sì, gli spawner, non mi ricordo come si chiama, tipo il dolly, cioè una roba del genere, un tacchino. Ma dato che non sto trovando questi mob particolari, e dato che ho looting sulla spada, probabilmente ne basterà ucciderne soltanto uno. Che mi dai? Ah, tu mi dai roba interessante. Muori? Sì, esatto, due, vabbè, due pezzi sono un po' pochini. Ho un looting 5 qua. Sharpness 5, cioè, looting 3, looting, buono, non mi lamento, looting 3 è figo. Vediamo. Cos'è quella roba là in fondo? Che cos'è? C'eravamo arrivati. Ci trasformiamo in qualcosa che vola. Ho premuto F9 per sbaglio. Lo ripremo? Ok. Mi fa vedere c'è anche F9. In qualcosa che vola. No, 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 no,
Andiamo a vedere che cosa è. Ingrandiamo la mappa. È tipo una battle tower, un dungeon, qualcosa del genere. Ci sono un casino di bestiacci qua intorno, quindi secondo me sarà qualcosa di interessante. Allora, cosa siete voi? Ragni velenosi? Ragni velenosi? Ragni velenosi? Ragni velenosi? Ok, lo massacriamo un attimo questa. Quanto ci vuole a romperlo? Oh, un piccone di diamanti, va. Saddle, non so cosa sia. Copper, tin, copper, indium, non so che cosa ci faccia. Ok, finito? Sicuro. Abbiamo finito così. Mi prendo anche la gas. Ok, è stata praticamente inutile. Cioè che ci ha droppato chissà cosa. La sedia, vediamo. E questo che cosa ci si fa? Ah, me lo posso mettere, giustamente. Me lo sono messo. Sì. Mi è caduto, no? Vediamo, eh. Oh, che palle. Non me lo fa vedere. Comunque sì, probabilmente me lo sono messo. Voglio controllare. No, mi era caduto. Vabbè, me lo metterò dopo. Ci
Ci riguardiamo, appena mi ritrasformo lo andiamo a guardare meglio, perché se no mi dà fastidio il fatto che c'è una pia enorme. Allora, qua c'era un deserto, andiamo a esplorare velocemente il deserto e poi torno alla mia missione principale. Vediamo cosa ci aspetta qua in questo deserto. Dalla minimappa non vedo granché. No, non vedo granché, anzi non vedo assolutamente nulla. Magari incontriamo qualche mob particolare che non abbiamo ancora incontrato, anche se poi conosciamo bene i mob del deserto perché ce ne abbiamo uno vicino. C'è qualche dungeon? Non c'è neanche qualche dungeon. Beh, qui qualcosa ci deve essere per forza. Sì, qualcosa ci assicuro. Girlfriend, dovrei avere una rosa da dargli. Non so se funziona con tutti i fiori, adesso verificheremo. Un sia mostro, ho ucciso anche un sia mostro. Ok, andiamo a vedere com'è la situation. Entriamo dentro. Non me lo spacchi? Sei serio? Guarda quanto è lento! E la Madonna quanto è lento. Chi sei tu? Muori. Ah, dato che è lento come la morte. Anzi, proviamo questo. Me lo fai mettere? Sì, ok. Ho sto coso qua. Non so cosa serva. Fotte sega. Devo per forza romperne uno di questi. Guardate quanto va lento. Questo piccone è forse un po' più piccolo di diamante. Va un po' più veloce. Ok, grazie. Scavo qua sotto. Vediamo cosa c'è. Siamo entrati. Siamo tipo entrati? No. Ah no, è stato tutto fottutamente inutile. Levati, levati, bravissimo. Proviamo a entrare da qua. Non so cosa sia, non so neanche se me li droppa. Sti coral bricks. Non so che cosa siano. Tipo. Sì, me li droppa, interessanti. Ci vuole un casino per romperli. Morite male? Uno, due e tre. Sciottati a bestia. Ma sai che ti dico, frutta cieca, ritrasformiamoci, riprendiamo il volo e poi ci rivediamo appena ho trovato qualcosa di decente. Ho trovato dei dungeon qua. E ok, li andiamo subito a prendere. Qua c'è un casino di roba, ma questo l'abbiamo già trovato. Spawner di zombie. Chest vuota. Che bello, bellissimo. Come cazzo? Ta. Giusto? Ok. 6 di attack damage, okay, questo è okay, un fa schifo, non è degno di nota, però vabbè, lo prendiamo uguale. Copper e un disco rotto. Va bene, quello mi ispira di più però. Decisamente di più. Ci sono un casino di girlfriend e non so se poi combatteranno realmente per me. Allora, qui abbiamo zombie, questo cactus me lo prendo. Ok, nulla di particolare, però qualche cassa c'è. Oh, qui c'è un po' di roba. Sì, copper e tante altre cose che probabilmente sono state distrutte dalle chest. E qui abbiamo il resto di insomma, quello che rimane di queste chest. Prendiamoci anche sta roba. Oh, common treasure, secchi, dischi, dischi. Questo è buono. Vediamo se c'è qualcos'altro. Non sembra, sembra di no. Avrà delle segrete sto castello. Vediamo, andiamo a esplorare un attimino. No, vabbè, sembra una struttura molto molto semplice, non c'è nulla di particolare. Va bene. Abbiamo già trovato un paio di dungeon. Ma ci mettiamo poco? Ah, anche un. Allora qua mi viziate un altro dungeon. Ma questo è una. Beh, questo lo conosciamo, lo conoscete tutti. È il solito dungeon di Minecraft. Quello del dungeon del deserto. Là. Oh, guarda là che c'è. Guarda. Ma che è sta storia? Oh. Trasformati un attimo. No, 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 diventami, diventami, veloce, veloce, veloce. Ti faccio fottutamente male, giusto? Zì, ti faccio male. Mi ha droppato anche un po' di roba. E iniziamo a levare questo, tipo. Questo. I dischi non mi interessano. Mori. Bellissimi. Ma dai, lancia. No, 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 no. Che stai facendo? Oh mio Dio. Sono uno di quelle bestiacce. Oh, ma è bellissimo, ma veramente, veramente bello. Il tutto, scusa. Vabbè, possiamo un po' di roba. Ma avete visto che bordello? Cioè, quello è uno di quelli tipo che dice, ok, cazzo, quello è fortemente forte. Decisamente fortemente forte. Posi un attimo questi. Gracias. Questo me lo tengo, è un ring che me lo andrò a mettere come al solito. Li faccio cadere sempre. Tac. Qua ci sta, che mi dà? Vabbè, mi dà nulla praticamente. Se io metto tipo questo, ho una casella, metto questo, quante ne ho? 3, ok, va bene.
È molto più importante di questa, parliamone. Però questi sono fighi, mi interessano tenere, mi interessa tenerli. Ora direi di cos'è questa roba che abbiamo ottenuto. Fare così, così, e riposarlo, chiudere questa roba, la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua, la saddle. Posiamo ancora un po' di roba e poi ripartiamo subito e voglio tornarci a vedere com'è la situazione perché, cioè, sono morto fottutamente male. Sarebbe anche il caso di tornare a vedere che cosa è successo. Questi li mettiamo qui, tutto si lega. Poi fai così, apri questo. Chi mi ha dato coin? Ah, nulla di particolare. I coin che metteremo da un'altra parte, questi stringhi li lasciamo qua. Coin che andiamo a mettere qui. Qui ci mettiamo questi due cosi e i secchi. E torniamo là a vedere che cosa è successo. Qui è morto qualcuno malamente. Allora, mi sono imbattuto in quest'altra bestiaccia, che adesso shotteremo qua a 350 di vita. E è una bestia che gli levo molto poco. Però lo devo massacrare perché è un Imperial zombie. Sì, un Imperial coso, Scorpion, eccolo qua. Tipo lo massacro, dai, così lo sfreccia da grande. Poi mi dà sto knockback della Madonna. Però lo sfrecciamo bene. Ci sono mille mille boss così incazzati neri. Ok, inizia a sfrecciarlo fortemente. Mi si rovina l'arco, fotte sega. Dai, gli ho già levato più di 100 e passa. Proviamo ad attaccarlo così, vediamo quanto gli levo. Ecco, così gli levo decisamente di più. Però mi avvelena, aia, mi ha avvelenato. Poi sono una tipo cosa, una vespa gigante, quindi non dovrei aver paura di nulla. Muori male, scusa. Ecco, bravissimo, 159, 150. Aia, madonna, mi sfreccia, mi fa male. Cioè, mi spinge col pungiglione anche knockback della Madonna lui. Però sarebbe figo trasformarsi in uno scorpione della Madonna. Anche se quell'altro faceva più danno e era più cazzuto. Qui se voli hai praticamente vinto. Quell'altro ti tira fuori pozioni assurde e roba assolutamente potente che non so cosa, come contrastarlo, sinceramente. Però questo praticamente è morto malamente. 27, muori, 18. No, voglio ucciderlo con la spada perché ha looting e quindi magari mi dà qualcosa in più, mi dà qualche drop interessante. Muori, muori, aia, aia. È difficile attaccarlo con la spada, eh. Porca miseria, c'è sto knockback che dà urto. Sì, l'ho preso, l'ho preso. Riprende vita il bauso, riprende vita. Decisamente tanto riprende vita. Aia, Madonna, non riesco ad avvicinarmi. Vieni qua. Sì, è morto male, buono, morto male. Mi ha droppato diverse cosucce, le andiamo a raccogliere tutte subito. Buono. Vola, perché non voli? Perché? Ah, perché sono uno scorpione, giustamente. Quanto sono grande? Cioè, sono uno scorpione gigante. Qualcosa che vola alla svelta, alla svelta, alla svelta, alla svelta, alla svelta. Ok, questa è fenomenale. Vediamo cosa mi ha droppato appena riesco a alzarmi in volo. Eccoci qua. Inventario. Unbreaking 4. E questa è Imperial Scorpion Scale. Questa ci serve per la spada famosa da 500 e passa. Io volevo uccidere questi Knight. Questi cosi qua che volano perché sono fighi, 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 fighi. Però non mi attaccano. Cioè, vengono qua tipo e non mi fanno nulla. Ok, questi non li prendo con le frecce. Gli attacchi scompaiono. Un po' ridicolo, non credi? Fotte sega, no? Fotte sega. Continuiamo e andiamo, torniamo, insomma, a qualcosa. Dai, per favore, tu mi attacchi. C'è un'altra là di cosa. L'ho preso però questo. Tutte ste girlfriend. Potremmo farci un esercito, tipo. Allora, non era quella la cosa, però. La piramide che avevo trovato, bensì è più avanti. Ricordiamoci, però, passiamo anche in quella. Beh, sì, decisamente passeremo anche in quella a prendere i vari loot. Ah, non trovo quell'altra. Eccolo là. Sì, ho ritrovato tutto, ho ritrovato tutto. Attenzione, stavolta non morire. Però io farò una furbata, un po' di cheating. No, non mi dire che sono andati via i bausi. Non... Ah, no, 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 ci sono, ci sono, ci sono. Alziti tutti. Waypoint. È tipo... maghi. Maghi a bestia. Ok. Mi teleporterò qua in caso dovessi morire. Muori? Ce la fai? Sì che muore. Oh. Aia, aia, aia. Muori, 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 muori male. È morto male. È decisamente morto male. Morirà male anche lui. Perfetto. Muori male anche tu, per favore. Bellissimo. Morti male. Mi dai i loot? Se hai droppato qualcosa. Non hanno droppato nulla. Vediamo in cosa mi sono trasformato. Prendiamo gli stendardi e ce ne andiamo. Con questo li prendiamo. Come si prendono gli stendardi? Non si... Ah, ok, l'ho preso. Uno. Ah, non lo prende perché non lo ta... Ok.
Così, ok, così dovrebbe funzionare. Perfetto, standard ripresi, vediamo i drop. Senti, per favore, muori. Angry zombie preso. Volevo trasformarmi di nuovo. Ah, ok, sempre lui sarebbe. Vediamo. Oh, questo è figo. Durability 33 è finita praticamente. Oddio, quanto è figa sta armatura. Ok, posso unire queste due. E me ne dà una un po' più, con un po' più di durabilità. È una figata. A che serve questo? Parliamone, non lo so. Me lo dite voi, grazie. Se lo sapete, ditemelo nei commenti, come al solito. Abbiamo anche recuperato oggi una seconda. La seconda parte, diciamo, no, la terza, anzi, parte del coso della spada, quella assurda, potentissima, difficilissima da creare, perché poi ci vorrà una vita a crearla. Parliamone. Rompi questo? Mi cicate qualcuno, mi incazzo. Ok. Ok, che ci faccio un bronzo, niente, con floppy me lo prendo, le ossa non le prendo, non mi interessano, un bronze leggings, rubino me lo prendo, questo me lo prendo, questo me lo prendo, mi riprendo anche questo e questo può essere utile. Un'altra cosa utile però è la TNT e questa io sono un po' patito di TNT, quindi me la prendo decisamente tutta. Perfetto, ci siamo 100%, via, fuggi, andiamo, devo trasformarmi in un'ape, giusto, se no non posso volare. Eccola qua, una B. Aia, 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 scoccia tutto, rompi tutto, rompi tutto, rompi tutto, rompi tutto, rompi tutto, rompi tutto, veloce. Bravissimo. Leva questa, non ci passo, è larga, quanto è larga, scusa? No, due no. Vediamo se è larga 2 per traverso, nemmeno. 4 è larga, 4 è fottutamente larga, è stabile. Però, che ci dobbiamo fare, ragazzi? È così, e basta, e ce la teniamo. Bene, grazie, mandami fuori. Rompi questo, questo e... questo, perfetto. Siamo di nuovo fuori. Abbiamo preso i loot che c'erano qua. Io direi di tornare alla cosa di prima, insomma, alla piramide che avevamo intravisto, andare anche dentro quella a prendere quella roba e poi penso terminare l'episodio perché avrei piacere anche nell'andare a letto, dato che poi devo renderizzarlo, devo editarlo, renderizzarlo. È un po' di tempo mi parte e è anche tardi tardi, quindi avrei piacere andare a letto, comunque fotti sega per ora, poi penso non mi interessa. In tutti i casi, cos'altro potremo fare? Beh, qua dovremo iniziare decisamente la necromancy, perché è una mod che merita decisamente tanto, è figa. E quindi sì, inizieremo a breve la necromancy. Quindi devo informarmi un po' bene su come funziona in generale, perché non lo so di preciso. Però qualche cosa troveremo. Scava qua, grazie, rompi questo, rompi questo, rompi anche questo, ci buttiamo giù. Attenzione, attenzione. Ok, perfetto. Questo me lo prendo. Ah, ok, sono piano. Questo lo prendo, questo pure. Tac, tac, questo mi prendo. Bronze, roba di bronzo non mi serve. Questo me lo prendo. Un floppy disk lo mettiamo al posto di un gold coin, ne abbiamo tanti. Oro. Iron. La prendiamo. Questa che è ossidiana. Chi è troppa dall'ossidiana? Non ne ho la più pallida idea. Vediamo questo. Copper. Possibilità di prendere il copper. Leviamo la sabbia. Ok. Ah, giusto, dimenticavo la parte più importante, la TNT. Sì, la TNT, beh, non ci facciamo nulla qua in questa serie. Che ci fai? Non lo so, praticamente è inutile. Però è sempre bene averne una buona scorta. Cioè, usciamo da dove siamo entrati e praticamente abbiamo completato tutti i dungeon del caso. Oh, ce n'è uno, non l'avevo visto. Bellino, 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 bellino. Eccolo qua. Sarà subacqueo, quindi ci serve un mob che va sott'acqua. Io direi di utilizziamo un Water Dragon, un Sea Viper. Sì, Sea Viper potrebbe essere una buona scelta. Ora cadiamo e andiamo qua dentro. Sì, ok, non mi fate paura, nel senso che vi massacro di botte lo stesso. Direi di tenerli, per ora quegli spawner non li distruggiamo. Volevo soltanto prendere delle casse se c'erano, ma io sono un animale acquatico, non dovrei perdere vita, sinceramente, però, fotte sega. Muori, grazie. No, non ci sono chest. Quindi ce ne torniamo di fuori. Respira, bravissimo, bravissimo. Torna qua sopra. E penso che per questo episodio possa essere tutto. Abbiamo distrutto un sacco di gente. Abbiamo incontrato maghi molto forti. E siamo diventati uno scorpione della Madonna. Adesso mi sento proprio tipo quegli stregoni assurdi che si possono trasformare in tantissime cose. Ok, lo sono in parte. Eccomi qua, un chieri, uno stregone. Cattivo,
Scazzatissimo. Guarda bella. In tutti i casi, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi voglio lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non è già fatto. Di condividere il video su Facebook per farmi piacere a nuove persone. E aspetto come al solito al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!